entrati in casa, trovarono cosa aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli, uno dopo l'altro: sono forse io? Ed egli disse loro: uno dei dodici, colui che indigerà con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio che quell'uomo se non fosse mai nato. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne presero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per morto. In verità vi dico che io non verrò il frutto della vita fino al giorno in cui lo verrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: in verità vi dico, proprio tu oggi, su questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli con grande insistenza diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnego. Lo stesso dicevano pure gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani. Ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui, mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, no? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate, pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondere. Venne per la terza volta e disse loro: non dite ormai che riposate, basta, è venuta l'ora, ecco il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzate, andiamo, ecco colui che mi tradisce. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò giù uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scritti e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: quello che facerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona sorte. Appena giunto, gli si avvicinò e disse: Rabbì. E lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada,
percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse: come contro un brigante con spade e bastoni siete venuti a prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a voi ad insegnare nel tempio che non mi avete arrestato. Si adempiano pure le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto il lenzuolo, che lo afferrava, ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutti di tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono. Molti infatti testimoniavano in falso per lui, e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare in falso contro di lui, dicendo: lo abbiamo detto mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mano d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mano d'uomo. Ma nemmeno così la testimonianza era concorda. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non risponde nulla, che cosa testimoniano costoro contro te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendo: sei tu il Cristo, il figlio del Dio, il figlio del Benedetto? Gesù rispose: io lo so, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che me ne pare? Tutti sentenziarono che era realmente. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il fuoco, a percuoterlo e a dire: ma il profeta! E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote, e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo: non so e non capisco che cosa dice. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un altro salto. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negò. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui parlare. E subito, per la seconda volta, un gallo partì. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto prima che 2 volte il gallo canta, 3 ne rinnegherai. E scoppiò in pianto. E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scritti e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto il consiglio, misero in catene Gesù. Lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: tu sei re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: non rispondi nulla. Vedi quante cose che accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato. A loro richiesta, un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla si era radunata e cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti gliel'avevano consegnato per il figlio,
ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto gli mettesse libertà per loro Barabba. Pilato disse di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re? E disse di nuovo gridando: non ci fuggirò. Pilato diceva loro: che male fa? Ma essi gridavano più forte: non ci fuggirò. Pilato, vedendo volendo dare soddisfazione alla folla, gli disse libertà per loro Barabba. Dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè il pretorio, e convocarono tutta la folla. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi invesero a saldare. Santo è il mezzo di Gesù. E gli percuotevano il capo con una caccia, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si impressava davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggere. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, il padre di Alessandro e di lui. Condussero Gesù all'uovo del corpo, da che si dica l'uovo di grande, e gli davano un vicino vino mescolato con mirra, ma egli non li prese. Poi lo crocifissero e gli divisero le sue vesti, tirarono a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano i nomi del mattino quando lo crocifissero. La scrittura, come motivo della sua condanna, diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là insultavano il suo tempio fatto dicendo: ehi tu, che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti non gli scrivono. Tra loro si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Che significa? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene lì a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo, di nome, e di loro, e di Dioses, e Salve, le quali, quando erano in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parascene, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto, e chiamato il centurione gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fecero trovare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria madre di Iosef stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore. Loda a te, o Cristo.
andiamo.